Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a questo Racing Time, lo chiamerei di fortuna, il TG dei motori. Dunque, allora, la giornata di oggi è stata veramente qualcosa di incredibile, praticamente una disavventura dietro l'altra e magari avrò anche il piacere di raccontarvela prima o poi. Comunque, proprio per questo motivo ci siamo trascinati così lunghi, a quest'ora sono, vabbè, lasciamo perdere come sto io, però ci tenevo a fare un piccolo video anche perché mi avete mandato diversi messaggi sia su WhatsApp che su Messenger per quel che riguarda due argomenti. Il primo argomento è le voci sempre più insistenti di un contratto a Leclerc. Ragazzi, quando se ne parla in questo modo qualcosa di vero c'è sempre. Io vi ho detto l'altro giorno, state tranquilli, aspettatevi una buona notizia a breve, magari in un contesto particolare, però sì, potete essere abbastanza ottimisti per quel che riguarda il rinnovo di contratto di Leclerc, che poi sarebbe anche il motivo dei, come dire, malcontenti di Sainz, perché indubbiamente anche lui sta cercando di ottenere un qualcosa di uguale o perlomeno di simile, solo che nel suo caso ancora siamo forse un po' lontani da un accordo. E questo è uno. Poi c'è anche un'altra cosa che indica in maniera un po' particolare quello che sta succedendo a Maranello, ovvero i movimenti degli sponsor. Probabilmente esce una birra, ne entra un'altra, non è spagnola, e tutte queste cose qua, come dire, sono dei segnali abbastanza chiari che ci devono far capire appunto che qualcosa qui, c'è un attimo una folata di vento importante, che qualcosa a Maranello in tal senso sta succedendo. Quindi ragazzi, io credo che, come dire, ci sarà qualche sponsor spagnolo in meno e qualche sponsor non spagnolo in più. E questo è quanto. Poi, per quel che riguarda una domanda tecnica che ho letto sul canale così velocemente, che riguardava il fatto che Aston Martin, Mercedes e qualche altra squadra sfruttano quella che è la flessione dell'ala per avere un vantaggio in Outwatch. Mi avete chiesto di spiegare questo discorso della deflessione dell'ala e della non deflessione della Red Bull. Allora, io non ho potuto vedere bene quello a cui vi riferivate, però vado, mi fermo un attimo, quando ci sono le folate di vento più forti, vado un attimino a intuito se ho capito bene quello che mi avete chiesto, e non ricordo neanche chi l'ha chiesto, me ne scuso e lo saluterò in un prossimo video. Perché, ripeto, quella di oggi è la giornata degli imprevisti non desiderati. E stavamo dicendo, Red Bull attacca l'ala anteriore con il secondo elemento al muso, praticamente alla scocca dell'auto. Invece, per quel che riguarda Mercedes e Aston Martin, che sono stati citati, in particolare Aston Martin ha avuto un problema grosso con un'ala che è stata costretta dalla FIA, se ricordate, ne avevamo parlato già di questa cosa un bel po' di tempo fa, è stata costretta a smontare quest'ala e quindi a togliere quello che poteva essere un piccolo vantaggio, e di recente la Aston Martin ha dimostrato di non essere proprio al passo, anzi ha fatto un passo indietro rispetto a tutti gli altri che hanno aggiornato molto meglio di lei. E quindi niente, semplicemente significa questo, che l'ala Red Bull nel secondo elemento flette un po' meno, quindi ha meno effetto outwash, ma questo perché loro, ripeto, se è questo quello che mi volevate dire, tendono a portare un po' più aria verso il fondo della vettura, verso i canali venturi, quindi fanno passare più aria, e ne avevamo parlato di questa cosa qua, che poi è stata una strada battuta anche dalla Ferrari, più aria sotto il muso e quindi in direzione del T3, e questo è uno. Invece le altre due monoposto che abbiamo citato hanno una flessione maggiore
dell'ala a iniziare dal secondo flap, che in teoria comunque non si può muovere tantissimo, anzi veramente poco, perché quelli che si muovono tanto, e succede anche in Red Bull, sono il terzo e il quarto flap, che si muovono veramente tanto per dare alle alte velocità un effetto outwash. Mi spiace non poter avere delle immagini che ci aiutino, un effetto outwash riducendo il drag sul dritto. Però questa qui è un vantaggio che a livello quantitativo non è che sia proprio pazzesco, però c'è. Anche Ferrari e anche Red Bull hanno l'ala che flette, però se sei attaccato con il muso, quindi con la scocca, dal secondo elemento in poi, ovviamente la flessione sarà minore, e Mercedes probabilmente ne ha un pochino di più. Aston Martin ne aveva un pochino di più, ma la federazione si è accorta che produceva troppo effetto outwash, cioè prendeva troppa aria e la mandava ai lati della monoposto, e quindi di conseguenza ha vietato quest'ala. Questo credo sia questo quello che mi avete chiesto. Se sto sbagliando a interpretare la vostra domanda, vi prego di mandarmi un messaggio in chat diretta o piuttosto nei commenti. Poi ancora una cosa: oggi c'è stata la sprint a Silverstone della MotoGP. A vincere è stato Alex Marquez, non Mark, ma il fratello Alex, che ha detto una cosa che fa riflettere, ovvero: quando guidi una Ducati dentro il casco sorridi, quando guidi una Honda te la fai addosso. In poche parole ho tradotto quello che ha voluto dire lui. Comunque, Bezzecchi, e questo è un gran bel complimento per la casa che più ci sta a cuore. Poi molti di voi diranno: sì, è tedesca, quello che volete, però c'è tanta, la maggior parte è italiana e la proprietà non è più italiana, però lì è tutto italiano. Comunque, dicevamo, sicuro è stato Bezzecchi, e terzo è stato Vignales. Aiutatemi, non ho visto la gara, sto andando a memoria. Sì, ma è stato Maverick Vignales sull'Aprilia, anche perché quello è il suo compagno di squadra, ha finito al quinto posto. Perdonatemi se sono andato un po' a rilento con questa classifica, però non me la ricordavo, però in ogni caso volevo comunicarla. Infine c'è il rally di Finlandia, che vede sempre Evans al comando. È una lotta incredibile per le rimanenti posizioni del podio, che abbiamo visto con Newville al secondo posto, e poi una bella lotta che vede impegnato anche il giapponese Katsuda, credo si chiami così, e se non si pronuncia in questo modo scusatemi, e niente, che sta animando un pochino il rally di Finlandia. Ragazzi, questo è quanto per la puntata di oggi. Vi dico anche che vi ho preparato un video inedito su quello che è la pista, per meglio dire non l'ho preparato io, mi hanno fatto un regalo, e presto, probabilmente anche domani, lo condividerò con voi. E poi c'è dell'altro in serbo che ho già preparato, da mettere in un giorno dove ci sono meno notizie, però oggi ci tenevo a esserci, perché soprattutto tramite le vostre domande c'era tanta curiosità per questo discorso di Leclerc e per quest'altro discorso degli sponsor, che comunque un qualcosa, questo cambiamento di rotta, vogliono pur dire. E nulla, il video finisce qui, Racing Time finisce qui. Se vi è piaciuto vi prego di lasciare un commento, un like. Vi ringrazio per i complimenti alla magliettina. E mi avete chiesto se le vendo, sì, ma non incasso io direttamente, perché vi faccio fare il pagamento a un'associazione che ne ha tanto bisogno, a cui ho deciso di donare queste magliettine. E quindi, se siete interessati, contattatemi via email e io vi darò le loro coordinate, e poi ve la spedisco io direttamente. Facciamo un po' di buone azioni, che ci vogliono sempre e non sono mai abbastanza. E però questa non è quella di ieri, eh?
non pensate male, ne ho diverse di questo colore, solo che questa è la settimana di quelle celesti. Nulla raga, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento e condividetelo sui vostri social, iscrivetevi al canale, perdonatemi se a volte sono così troppo confidenziale, ma è così che mi piace essere, e vi rimando, spero, a domani, vi mando un grosso bacio, ciao a tutti e forza Ferrari sempre!